Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del vlog della Mela. Quest'oggi vediamo, non lo so, con un paio di giorni di ritardo, facciamo un attimino un piccolo riassunto dell'evento di Apple tenuto giovedì scorso, 19 gennaio, interamente centrato appunto su iBooks, come si prevedeva già dai rumors. Diciamo che però questo è stato il primo Apple event che appunto ha un po', tra virgolette, snobbato, non ha proprio considerato, non c'è stato molto un certo vociferare su questo evento, in quanto appunto non è stato presentato nessun nuovo dispositivo. Si pensava a una novità sull'iPad, nuova versione di iPad, iPad 3, iPad mini, chissà qua, tutte queste cose qui. Alla fine, dispositivi non sono stati presentati, però molte novità sono state introdotte in iBooks. iBooks è tutto quello che ci sta dietro, ovvero l'iBooks Store e quant'altro. Le principali novità sono tutte racchiuse all'interno, diciamo, nel settore education, comunque nel settore dell'istruzione, dove troviamo, iniziamo subito con la prima novità, che è appunto la presenza di iTunes U, ovvero la possibilità di scaricare i libri di testo delle università, però diciamo attualmente è limitato alle università americane, perciò staremo a vedere se tale iBooks verrà implementato anche qui in Italia, cosa che la vedo un po' dura, visto che ormai è da un po' di anni che esiste iTunes U e qui da noi non è mai partita come cosa. E l'altra particolare novità è l'introduzione dei textbooks, ovvero appunto dentro nell'iBook Store si potranno comprare direttamente libri di testo interattivi. Il prezzo in dollari si aggira intorno ai 14,99 o 15 dollari. Staremo a vedere se ci saranno anche versioni, se anche inizieranno le case editrici italiane a iniziare a produrre, a pubblicare comunque la versione dei libri scolastici, di testi scolastici anche in formato iBook, cioè in formato interattivo e non più solamente cartacei. Diciamo che queste sono le principali novità che sono state introdotte per quanto riguarda appunto il settore education, ma quella che a mio avviso può interessare veramente tanti, che veramente apre il mondo dei libri elettronici, è la possibilità di scaricare gratuitamente dal Mac App Store iBooks Author, ovvero che cos'è? Un'applicazione creata direttamente da Apple che permette la creazione di un libro digitale, inserendo tutti quanti formati, video, foto, link, vari commenti, tutto quanto, insomma, ovvero creare un vero e proprio libro digitale con la facilità che di solito, che è il caso standard classico dell'Apple, insomma, cercare di rendere. Sicuramente questa frase non sarà ben accetta da molte persone altre, ma insomma di rendere molto più facile delle operazioni questa operazione, diciamo. Perciò le novità principali sono queste tre qua. Perciò l'evento, come vedete, tutto sommato che si riassume tutto in una unica slide, in un'unica diapositiva, è inutile, purtroppo sicuramente iTunes la parte di quanto riguarda l'education prima che si sviluppi in maniera abbastanza discreta in Italia, secondo me passeranno ancora qualche anno, però invece per quanto riguarda l'iBooks Author, invece questo inizia a essere una cosa molto interessante per chiunque volesse o avesse dei manoscritti o avesse volesse scrivere un libro o volesse fare comunque pubblicare senza passare per forza da case editrici che, come sappiamo, richiedono anche loro certi tipi, certe garanzie e quant'altro. Diciamo, questo è un modo gratuito iniziare a poter già condividere il proprio testo, il proprio libro, e dopo casomai lì può partire, non si sa che cosa possa nascere, insomma, perlomeno ci sono forniti gli strumenti per poter fare questa cosa. Perciò appunto novità sono queste tre: Textbook, iTunes U e iBooks Auto, che si può già scaricare dal Mac App Store direttamente gratuito, già in italiano, perciò già tradotto in italiano, si può utilizzare fin da subito. Casomai in un prossimo video faremo insieme una breve carrellata, vedremo le principali funzioni di questo iBooks Author per vedere un po' come funziona
e se casomai appunto vengono fuori, ci venissero fuori, domande o cose, andremo casomai a implementare insieme, approfondire questo argomento. Detto questo, per video molto rapido di sintesi sull'evento, veramente mai fatto così rapido un video di sintesi per un Apple Event, comunque vi ricordo i miei contatti, sito internet 11mac98, potete contattarmi su iChat anche se sì, ultimamente ci sono un po' meno, e comunque potete sempre seguirmi su Twitter, nel caso vi corrisponda ai vostri commenti su YouTube, o se avete qualche commento particolare mi potete contattare direttamente da lì. Detto questo, volevo per ultimissimo, dopodiché, tornare a salutare un altro po' di iscritti, volevo salutare Sile Ism, King Domop, 98, 6, Carlo Bocchio Art, Window 796, Tommy 93 Isation, Apple Review, Apple Video Review 1996, Bon Arianna, The DJ Axe, Lorenz 10, Ableu Boss, Tux 191, Supercino 94, Mauri 1265, Shaman Olive, Zach Rom 200, Mario Bros Mister, Ared Elaria, Jacopo 321, Marco Agnello 1173, Android 123456790, Soviso 79, Alex Biondino, Diablo 2542, Simone DJ 99, Michela Giugiolini, Maurizio YouTube, Mister Paolo 93, Io Nut Vizzini 2807 1991, mamma che nome lungo, tutti quanti questi. Master Luge Dark 98, Cesena nel cuore 81 e 1997 Guglielmo. Ringrazio questi iscritti, tutti i nuovi ultimamente che si sono iscritti, anche se ho diminuito un po' la pubblicazione dei video, e tutti gli altri precedenti che mi seguono già da qualche anno. Adesso è veramente tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao.